Per cui, ripeto, adesso va benissimo anche, cioè, l'emendamento che ha presentato Marzio è un emendamento che è presentato anche dall'UDC e dalla Lega. Penso che non sia una grossa difficoltà, rispetto a quello che diceva anche il Presidente Motta, aggiungere un'altra scuola alle tre, per un semplice motivo, che siccome alla fine saranno due le scuole, quindi qualcuno dovrà fare un'altra selezione rispetto ai tre nominativi proposti, a questo punto si fa una selezione su quattro, anche se saranno sempre due le scuole dove si dovrà intervenire. Faccio presente infine che la scuola primaria Locatelli è una scuola che ha circa 560-570 studenti e forse necessita magari di un intervento. E non è che la dobbiamo escludere perché la scuola Locatelli gli hanno fatto le finestre nuove e allora il bonus se l'è già giocato. No, non è che così che funziona. In zona 2, per esempio, c'è stata una ristrutturazione delle scuole primarie e una messa in sicurezza e nel contempo, insieme ai lavori di messa in sicurezza, hanno messo a posto anche il giardino. In modo che non bisogna intervenire ogni volta a distanza di tempo sempre sulle stesse scuole, sistemiamone una, finisco subito, purtroppo non c'è nessuno che mi cura del tempo, e sistemiamola bene e per un po' di tempo perlomeno siamo sicuri che su quella scuola non dobbiamo intervenire. Grazie. Consigliere Tagliabue. Sono per dire che questa sera mi trovo perfettamente in sintonia d'accordo con quanto esposto dal gruppo Cortese, ma soprattutto trovo condivisibile il giudizio che ha dato sulla conduzione della commissione, di quella commissione. E cioè, davanti a un'apparente facciata di democrazia, di fatto il gioco era già tutto stato fatto e non casualmente erano presenti giusto i direttori, quelli che poi vengono proposti nella delibera di questa sera. Io feci un intervento quella sera, quello di ieri sera, e chiesi di sapere con quale modalità sono state condotte le analisi sulle varie scuole. E cioè, ho auspicato che una commissione tecnica, data anche, come dire, incaricata dall'amministrazione comunale, avesse in qualche modo compilato delle schede sullo stato di manutenzione delle varie scuole e quindi attraverso un giudizio unitario gli stessi avessero in qualche modo messo in fila le priorità, ma ciò non è accaduto. Quello che veniva detto è girate per le scuole e vedete voi quello che è. E allora mi ricordo che fece un intervento del tipo che la mia impressione era che chi riusciva a piangere di più addosso alla scuola alla quale era più affezionato, più riusciva, esaltando come dire, le negatività, ad accedere al requisito per poter essere, come dire, inserito tra i preparabili. Questo è veramente, secondo me, una mancanza di serietà da parte, per come sono andate le cose, parte di chi conduce la commissione. Tutto ciò detto non mi sembra pertanto scandaloso, no? Visto che tanto le scuole sono due che saranno scelte, fare una proposta su un ventaglio di quattro scuole, perché se fosse stato tre il limite e poi tre finanziati era
una cosa, come dire, che aveva un certo significato assolutamente non, come dire, derogabile. Ma nel momento in cui il Consiglio ne propone tre, perché tanto se ne fanno due, ma scusate, proponiamo le quattro, visto che tanto poi ne fanno due. E chiudo l'intervento dicendo che, conoscendo un po', come avevo già detto, in commissione la situazione della scuola di Leopoldo, e quindi mi trovavo concorde per chi la proponeva, altrettanto conosco la situazione della Locotelli, e secondo me non è meno fatiscente della Poli, cioè siamo esattamente sullo stesso livello, sullo stesso piano. Pertanto mi sembra che l'elemento proposto dal consigliere Marzio sia questa volta assolutamente, come dire, convenzionale. Capogruppo La Terza. Sì, grazie. Allora, intanto fa un po' specie leggere il titolo, diciamo, di questa delibera. Si sta parlando di scuole che hanno i bei begli anni, no? Qui anche il nostro giovanissimo consigliere Cortese, insomma, anche frequentato. Nel titolo già della delibera che stiamo, diciamo, discutendo, si parla di adeguamento normativo, quindi in pratica già qui abbiamo delle scuole che praticamente sarebbero fuori norma a quanto pare, oppure si sono degradate con gli anni. Però se ce n'è, vuol dire che ce n'è un po' in zona, no? Almeno gli interventi di adeguamento normativo dovrebbero essere fatti. Però a prescindere da questo, allora intanto contesto il metodo che è stato utilizzato e questa, diciamo, specie di lotteria a cui noi prestiamo il fianco da parte dell'assessorato, degli uffici tecnici, in cui ci si chiede indicateci tre scuole e noi sceglieremo due di queste. Insomma, mi vengono in mente scenari poco simpatici, diciamo, con questa metodologia, per cui sarebbe stato bene fare una classifica generale e pianificare negli anni almeno gli interventi da questo punto di vista. Mentre parliamo di giardini, mi sovviene che l'anno scorso, se non erro, non mi ricordo in questo momento se la cifra era 30.000 o 40.000 euro, che in qualche modo la scuola Iseo, diciamo, era stata giudicata, non so se dal consiglio dei ragazzi e delle ragazze o cose di questo tipo, insomma, come scuola bisognosa a cui, insomma, bisognava intervenire perché proprio il giardino era in condizioni disastrose, e poi per una questione legata all'accessibilità al pubblico eccetera eccetera la stessa scuola Iseo aveva rifiutato l'intervento. Quindi volevo chiedere ai presidenti Motta e Loconsolo che cosa ne è stato di quell'intervento e che cosa ne è stato della stessa scuola Iseo, visto che all'epoca era ritenuta la più disagiata. E sinceramente mi viene un po' male anche star lì a litigare fra Locatelli o Bodio o Iseo, però ad esempio a proposito dell'Iseo una cosa che ci chiediamo è che fine ha fatto l'intervento in Iseo, visto che non è stato fatto, com'è nella classifica rispetto alla Bodio. E comunque in ogni caso la critica è che magari in quanto commissione avremmo dovuto partecipare, diciamo, a stilare questa classifica. Grazie. Grazie. Dunque, parto dall'ultima cosa per fare un attimo di chiarezza. Per quanto riguarda la scuola Iseo, si trattava di un progetto educativo che prevedeva interventi sul giardino, ma proprio perché era un progetto educativo aveva delle caratteristiche particolari, ragione per cui doveva essere un progetto che interessava una scuola elementare, primaria, scusate, che confinasse con una scuola dell'infanzia. Quindi la scelta non era caduta su Iseo perché era la scuola più conciata dal punto di vista del giardino, ma perché in zona 9 la caratteristica di avere un giardino in comune tra scuola dell'infanzia e scuola primaria era riservato a tre scuole: Gabbro, Iseo,
Eliseo e Cesari. Il consiglio di zona dei ragazzi e delle ragazze aveva visionato le foto delle tre scuole. Per quanto riguarda Cesari, sinceramente è una scuola con un giardino in buone condizioni, quindi aveva deciso di non intervenire. Per quanto riguarda Gabbro, aveva deciso che era molto fuori e che invece Iseo era più raggiungibile da tutti. Quindi l'idea di avere un giardino ristrutturato, raggiungibile da tutti quanti, da tutti i ragazzi della zona, era la ragione che aveva fatto scegliere, cadere la scelta su Iseo, che tuttavia ha un giardino che è indubbiamente bisognoso di ristrutturazione, non comunque allo stesso livello dell'Abodio, perché l'Abodio ha, e quindi questa è una cosa, quindi Iseo non era stata scelta come giardino scolastico più disastrato della zona, ma come il giardino più adatto a questo progetto educativo tra gli unici tre della zona che avevano le caratteristiche che corrispondevano al bando. Fatta luce su questa cosa. Secondo, non è vero che qua c'erano solo dei dirigenti delle scuole scelte, perché la dottoressa Monopoli e la dottoressa Bertaiola erano presenti in commissione in rappresentanza di tutte le PO, le posizioni organizzative, le dirigenti delle materne, e in accordo tra loro avevano deciso di indicare alcune scuole che coincidevano con le indicazioni fatte dal tecnico Giuliarelli. Ora, il tecnico Giuliarelli può avere chiesto alle PO, secondo loro, quali erano le scuole più disastrate dal punto di vista del giardino per la scuola dell'infanzia. Io questo però non me la sento di affermarlo in assenza del tecnico Giuliarelli. Tendo a propendere per la... Scusate, però io sono stata in silenzio ad ascoltare tutti. Chiedo altrettanto rispetto e silenzio nel momento in cui do le spiegazioni che mi sono state richieste. Presidente, non c'è nessuno. Allora, il discorso è semplicemente... Non c'è nessuno qua dentro, eh? È la presidente che è fuori, per cui è inutile che si arrabbia con quelli che sono i pochi rimasti in aula, che sono in silenzio. Faccia chiudere la porta. Il discorso è semplicemente che queste scuole effettivamente hanno necessità urgenti. Per quanto riguarda l'Abodio, si tratta di una scuola che si trova in un'area priva di spazi verdi, che sappiamo che si trova sulla circonvallazione. È una scuola che ha praticamente un campo di pattinaggio in abbandono che costituisce l'unico spazio su cui i bambini possono giocare. Questo campo di pattinaggio è circondato da un cordolo che è estremamente pericoloso. Questo cordolo, nel caso di caduta di un bambino, accidentale di un bambino, può creare problemi. Di conseguenza mi sembra che l'indicazione dell'Abodio come primaria che ha più necessità sia del tutto ragionevole. Per quanto riguarda il discorso finestre, anche questo non ha senso. La Bussero adesso vedrà la sostituzione delle finestre e nello stesso lotto di lavori da parte della parte e giardini vedrà la ristrutturazione del giardino. Non è che si tratta di dire faccio una cosa quello e allora non ne faccio un'altra e accontento un'altra scuola. Si tratta del fatto che anche la Bussero aveva, come il consigliere La Terza ha potuto vedere di persona nella commissione sopralluogo, aveva i cordoli, nella stessa maniera dell'Abodio, cordoli che rendono la struttura non solo disagevole, per cui i bambini giocano nella terra, tornano su sporchi, come vale per la Locatelli, ma nel caso dell'Abodio e della Bussero costituivano un obiettivo e grave problema di incontro.
e quella emessa nell'8 2013 e la voglio, chiediamo di metterla nell'8 2014. Dopodiché io non abito in Bovisa, abito da tutt'altra parte, quindi non ho nessuna motivazione di ordine, così non so, non capisco per quale motivo mi si viene accusato, veniamo accusati io e consigliere Motta di aver fatto una scelta sulla base di criteri non oggettivi. I criteri oggettivi sono le foto che vi ho inviato, che urlano vendetta e che dovrebbero farci interrogare sul fatto che questa scuola non ha ricevuto questo intervento indispensabile nei 20 anni in cui i genitori l'hanno richiesto, nonostante le 320 firme dei genitori che l'hanno richiesto. Detto questo, io ho qua il documento in cui mi si chiede l'individuazione, che appunto è manutenzione straordinaria per adeguamento normativo e riqualificazione dei giardini interni o di pertinenza di edifici scolastici comunali 4-8, e in questo mi viene chiesto di individuare 3 scuole che potrebbero essere interessate alla riqualificazione. A questo punto, non so, vogliamo indicarne 4? Però in questo caso non abbiamo fatto veramente la disamina sulla quarta, non l'abbiamo fatta perché non abbiamo confrontato altre realtà. Potremmo appunto confrontare a questo punto la Locatelli con l'Iseo e, oppure con altre scuole, abbiamo un problema grave anche nei giardini della primaria, della scuola dell'infanzia e del nido Monterotondo, Cirie, potremmo allargarci con alla Torce, che ha un, praticamente uno sterrato, potremmo sbizzarrirci veramente all'infinito. Io ritengo che questa indicazione sia un'indicazione data sulla base di quello che effettivamente erano le urgenze della zona. Grazie. Consigliere Ferrari. No, Presidente, una pura formalità, perché prima mi ero dimenticato di sottolinearlo, l'emendamento non è presentato solo da me, ma dal consigliere Cortesi dell'UDC e dal consigliere Belli della Lega Nord. Basta, grazie. Scusi, cosa vota? Scusi, cosa vota? Cosa vota? Mettiamo in votazione. Che cosa? Emendamento. Passato. Al presidente. Passato. Ma si può passare la parola durante la votazione? No, no, non si può passare durante la votazione la parola. Passa la parola. Come porta scuola? Come è sbagliato? Siamo in fase di votazione dell'emendamento. Cioè io mi chiedo come il consigliere fuori sapendo di che dovevamo parlare. Mettiamo in votazione la delibera. Siamo in fase di votazione della delibera. Chiudiamo la votazione. Presenti 30, favorevoli 19, contrari 0, assenti 11, approvato. Passiamo al punto successivo, individuazione dei criteri per la stesura del bando per l'assegnazione del locale posto per terra, lato destro, limitamente di Aleastro 21, la parola al Presidente della Commissione di Assentamento, Roberto Giovanni. Grazie Presidente. Onorevole consigliere, a seguito della delibera della Giunta Comunale numero 1978
del 28 settembre 2012, avente come oggetto approvazione dei criteri per l'utilizzo e la concessione d'uso di immobili di proprietà del comunale a fine di avviare progetti finalizzati allo sviluppo di attività culturali, sociali ed economiche. Le commissioni del centramento del comunale e del Magno hanno convocato una serie di commissioni per definire i criteri da considerare nel bando per l'assegnazione dei locali d'oggi. Le riunioni delle commissioni sono state tenute presso la biblioteca di Villavitta e nella sede del Consiglio di zona ed hanno visto la notevole partecipazione di associazioni di cittadini, in particolare del quartiere di Acqua. Hanno espresso le loro aspettative e il loro desiderata in merito ai servizi che dovranno essere offerti. Le presidenze delle commissioni hanno sottolineato più volte gli obiettivi della delibera di giunta e, a conclusione, hanno delineato il programma che verrà seguito dopo l'approvazione da parte del Consiglio di zona. I criteri discussi e approvati in maggioranza dei posti sono di riassunto. Il bando dovrà prevedere la valorizzazione delle associazioni che si mettono in rete al fine di offrire servizi a un'ampia fascia di cittadini. Nei criteri di assegnazione del bando si dovrà valorizzare l'esperienza effettuata dalle associazioni negli ambiti di attività previste dal progetto di gestione, con particolare riferimento alle associazioni della zona 9 e alle esperienze pregresse nell'ambito sempre della zona 9. Il progetto di gestione dovrà contenere un piano multifunzionale contenente le seguenti attività da realizzare all'interno dell'immobile: attività di aggregazione di suoli creativi e di laboratorio rivolte agli anziani, sportello di prevenzione delle violenze di genere contro le dipendenze, servizi alle famiglie e alla persona, con particolare riguardo alle mamme in difficoltà e ai neogenitori, servizi per permettere ai giovani l'espressione della loro creatività, in particolare in campo musicale e teatrale, servizi per l'effettuazione di attività di supporto scolastico, rivolti in particolare a bambini e ragazzi a scuola dell'obbligo, attività laboratoriali destinate ai bambini al fine di sviluppare la loro creatività. Gli orari di apertura dovranno essere definiti in coerenza con gli orari di apertura e chiusura del parco di Villavitta. In accordo con il Consiglio di zona dovrà essere prevista disponibilità di spazi per incontri di associazioni, comitati e gruppi di cittadini della zona. Si dovranno prevedere periodici incontri con la società concessionaria degli spazi per verificare lo stato dell'arte dei progetti e la situazione economica. A questi incontri parteciperanno, oltre al personale del settore zona 9, anche il presidente delle commissioni di decentramento e del Mando. Poi, pertanto, con questo, pur volendo, non si può approvare su questi criteri. Grazie. Grazie Presidente Bedonato, consigliere Newsday. Grazie Presidente, io ho tre emendamenti riguardo al fatto che secondo me la delibera deve contemplare anche sia la quantità di tempo da destinare alle associazioni e comitati cittadini che vorranno utilizzare gli spazi, ed era una proposta che aveva fatto il capogruppo Melone, cioè quindi riservare una percentuale proprio del tempo, definire nei criteri una percentuale del tempo che è a disposizione per le associazioni. Io ho fatto un calcolo, diciamo, se gli spazi venissero aperti dalla mattina alle 9 fino alle 11 di sera, 7 giorni su 7 si avrebbero un centinaio di ore di apertura di spazi. Quindi il primo emendamento chiede quindi che almeno un 15% di queste ore venga dedicato appunto a associazioni, comitati e gruppi di cittadini che non fanno parte del bando. Il secondo emendamento, ho preso spunto anche da quello che è stato discusso e proposto nel centro sportivo di Via Salemi, riguarda l'orario, cioè molto spesso almeno parte dei comitati, dei gruppi e dei cittadini si trova nel pomeriggio, cioè diciamo in tarda serata,
perché chiaramente durante il giorno lavora. Quindi secondo me è importante anche definire che una parte di queste ore siano messe a disposizione da un certo orario in poi. E infine i costi. E nel terzo emendamento chiedo che una parte di queste monte ore venga messa a disposizione gratuitamente, mentre l'altra parte con tariffe non superiori a quelle stabilite dall'amministrazione per gli spazi messi a disposizione del comune. Sì, nella percentuale del 50%. Grazie. Presidente Fregoni. Grazie. Colgo lo spirito propositivo dei emendamenti proposti dal consigliere Giudei, anche se non mi trovano d'accordo personalmente, perché rischiano di mettere dei paletti restrittivi invece a una proposta che cerca di essere il più ampia possibile. E nelle linee guida noi abbiamo scritto chiaro che questi spazi devono essere dati anche alle associazioni di quartiere che informalmente possono chiedere di fare delle riunioni anche estemporanee, comitato genitori per una riunione, se ad esempio una sera le sale sono a disposizione, le associazioni di tutti i tipi e di tutte le sfumature possibili e immaginabili, a patto che siano ovviamente compatibili con il contesto che si trovano, quindi quello di Villa Lita e quello di un parco, hanno la disponibilità e la possibilità di usufruire di questi spazi. Quindi più paletti mettiamo, 10% delle ore, tariffe, secondo me andiamo a imbrigliare un ragionamento che invece cerca di essere il più aperto possibile, proprio per dare la possibilità a una cordata di associazioni di gestire questo spazio nella, come dire, nella possibilità più ampia del ventaglio di offerte che ovviamente il contesto richiede. Non vedo magari una sala prove di musica heavy metal se in un contesto di Villa Lita con la biblioteca tutto ciò che è accettabile all'interno di quel contesto non ha nessun tipo di preclusione. Quindi mettere dei paletti così rigidi come adesso lei proponeva mi sembra, come dire, contrario allo spirito della delibera, che appunto è una delibera innovativa rispetto a ciò che avveniva negli anni passati rispetto al demanio, rispetto all'assegnazione degli spazi, che infatti non funzionavano, infatti gli spazi demaniali erano costantemente chiusi in stato d'abbandono. Ma questa delibera, cioè il tentativo di superare questa difficoltà di mettere a bando questi spazi che appunto negli anni non venivano mai assegnati, con questa delibera innovativa e tra virgolette rivoluzionaria rispetto all'impostazione del passato si sta cercando di riattivare. Ecco, noi questo stiamo parlando di Villa Lita, cioè io vi invito a leggere nel sito dell'Ordine del Comune di Milano, sono decine e decine di spazi che vengono messi in tutta la città a bando in base a questa delibera. E quindi, come dire, ci stiamo provando, è un esperimento delicato e anche difficile proprio per come è impostato dal punto di vista culturale, ma lo sforzo che noi stiamo facendo in questo Consiglio di zona è di dare questo spazio di 320 metri quadri, perché è stato misurato nelle ultime settimane con precisione, quindi questa è la valutazione finale del geometra, e tutti insieme cerchiamo di portare avanti questo progetto. Quindi io dal mio punto di vista sono sentito anche i colleghi e il presidente Trovato, ma non accolgo gli orientamenti per questa motivazione. Grazie. Ho capito un po' bene prima di dare la parola al consigliere. Contrariamente all'entusiasmo che continua a manifestare il presidente Fregoni, in noi abbiamo più che altro preoccupazioni, perché sì, siamo consci che quello spazio sia rimasto in me inutilizzato da troppo tempo, veramente troppo troppo tempo, ma anche la fretta in un periodo di carenza di risorse rischia di sprecare un'occasione per il quartiere in cui
Villa Lite inserito. Abbiamo una grandissima carenza di spazi e con un bando troppo generico, come dice lei, il presidente Fregoni, rischiamo di fare l'opposto di quello che vogliamo ottenere, ovvero garantire servizi per la comunità. Rischiamo che associazioni che pur legittimamente avendo bisogno di spazi partecipino al bando senza avere un'indicazione precisa delle funzioni che noi maggiormente riteniamo utili e limitino la fruizione di quegli spazi alle loro poi esigenze. Tutta questa possibilità di ampio utilizzo da parte delle associazioni, avendo visto anche lo sviluppo delle discussioni e dibattiti all'interno delle commissioni di incontro anche a Villa Lita, non rendono alquanto aleatorie la difficoltà dei costi che sono comunque legati a questa opportunità, rischiano di non arrivare a soddisfare, ripeto, la prima esigenza, che è quella dei servizi per i cittadini, dove i servizi per gli anziani, che vi ribadisco, sono tra la principale preoccupazione e tra le principali mancanze del quartiere di Africa, a differenza di altri quartieri più fortunati, ma non c'entro anziani, che vedono anche questa volta il rischio di non essere soddisfatti. Spero che proseguiremo magari poi successivamente, mi permetto un piccolo accenno, al recupero anche di altri spazi a questo punto, perché se riusciremo ad allocare Villa Lita, se riusciremo a sistemare anche gli spazi che dicevamo qua nell'ultima commissione di Via Salemi, no scusi, di Via Spadini, pardon, di Galea Jenner, magari sarà anche il caso di affrontare, la invito a affrontare spazi che so di Galita Modignani. La villetta sarebbe un'ottima occasione, un ottimo prossimo elemento per poter finalmente affrontare la qualificazione di uno spazio da tanto tempo abbandonato, che so che a lei sta molto a cuore, e la invito a farsene presto carico. Grazie. Consigliere Newsday. Sì, grazie Presidente, ma in realtà non sono grossi paletti, gli emendamenti cercano solo di garantire gli spazi per i cittadini che non saranno dentro quelle associazioni, quindi chiede soltanto che 2 o 3 ore al massimo al giorno dalle 5 in poi vengano dedicati alla possibilità per i cittadini di utilizzare questi spazi. Per i costi la stessa cosa, nessuno ci garantisce che le associazioni che entreranno non mettano prezzi e costi che sono alla fine che vanno contro questo spirito proprio di far utilizzare gli spazi alla cittadinanza, ai comitati e alle associazioni. Quindi non li vedo come grossi paletti, mi sembra soltanto un modo di riservare tempo e spazio ai cittadini che non sono parte di quella delle associazioni che fanno parte del bando. Grazie. Presidente Melano. Grazie Presidente. No, io volevo semplicemente dire che mi sembra che nell'ultimo punto della relazione che abbiamo preparato sia chiaramente evidenziato che ci sarà un controllo abbastanza stringente per quanto riguarda la situazione economica di cui faceva presente il consigliere Agnelli. Per quanto riguarda le ore, effettivamente è un, secondo me è un qualcosa di difficile definizione adesso. Noi potremmo dire beh, un giorno alla settimana, però se ci viene proposto da un pool di associazioni una serie di interventi che lo occupano in quasi tutte le ore del giorno, saremo un pochettino, potrei dire, vincolati a questa formulazione, ad aggiungere questo tipo di interventi. Quindi io prima di tutto voglio ringraziare il consigliere Agnelli, perché devo riconoscere che anche indipendentemente da quegli emendamenti che ha presentato questa sera è stato uno dei consiglieri più collaborativi su questa stesura dei criteri, quindi lo ringrazio, però come si diceva non
sono d'accordo con quanto diceva la Presidente Pregoni sulla possibilità di accettare gli emendamenti, quindi io non mi associo a lei, non accettando, grazie. Capogruppo Indovina. Grazie Presidente, solo per fare una riflessione sul percorso che abbiamo fatto con questa delibera e con il lavoro del Presidente Medovago e della Presidente Fregoni. Il riferimento alla delibera votata giovedì scorso sul campo di Via Saleni è, secondo me, un po' inappropriato, nel senso che siamo in due situazioni completamente diverse. Se da una parte il campo di Via Saleni aveva un solo assegnatario, un solo assegnatario, quindi è stato possibile, avendo già lui fatto l'investimento e essendosi già lui preso carico comunque dello spazio, siamo riusciti insieme a lui a ragionare di quello che serviva al quartiere, quindi siamo riusciti a trovare un compromesso con quelle che erano le sue esigenze commerciali e quelle che erano le nostre esigenze di tutela del pubblico, che è quello che dobbiamo fare noi. Qui ci troviamo in una situazione un po' diversa, nel senso che qui non abbiamo un referente già definito, abbiamo degli spazi, dobbiamo metterli a bando in una contingenza economica per il Comune di Milano difficile, e nonostante questo c'è un tentativo di innovazione da questo punto di vista per cercare comunque di rendere disponibili spazi ad associazioni e cittadini. E ha detto bene il Presidente Medolago che una volta che l'associazione avrà vinto il bando, poi sarà nella sua disponibilità come vincitrice del bando, e penso anche nel suo interesse, come è stato nell'interesse del proprietario del campo di Via Saleni, di cercare di intrecciare il più possibile quelle che sono le proprie istanze, le proprie proposte, con quelle che sono invece le richieste dei cittadini. Non penso che uno, un'associazione o una rete di associazioni vinca un bando per poi non avere nessuno che partecipa alle attività che vengono proposte, e quindi è logico, e forse sarà anche più semplice di quanto immaginiamo, che le associazioni proposte avranno attenzione a quelle che sono le richieste del quartiere e le esigenze dei cittadini. Vedremo. Sono i tre emendamenti presentati dal consigliere Agnutei, anche in votazione, che chiede appunto di aggiungere alla fine del paragrafo in accordo con il consiglio di zona inserire per il 15% il tempo totale di apertura degli spazi. Il secondo, che chiede di mettere il 50% di questo 15% per questa disposizione di associazioni comitati pubblici da lunedì al venerdì dal 17 in poi. E il terzo riguarda i costi, il 50% di questo 15% a disposizione gratuitamente, e la restante parte, il 50% appunto, con tariffe non superiori a quelle stabilite dall'amministrazione per gli orari messi a disposizione per i locali, scusate, messi a disposizione del comune. Mettiamo in votazione l'emendamento 1. Un, due, tre, bene, il posto è cambiato anche io, anche il nostro. E qui ieri c'è. Che più ti viene? Chiudiamo la votazione. 28 presenti, favorevoli 7, contrari 21, astenuti 0, respinto. Mettiamo in votazione l'emendamento, il secondo, scusate, emendamento. Quanto cosa dice? Anche qui no, perfetto, si attiene, mi sembra. Vediamo la votazione. Presenti 28, favorevoli 7, contrari 21, astenuti 0. Mettiamo in votazione il terzo emendamento. Sembra di essere a Roma, si votano qua a Roma. Questo non è il 3.
Chiudiamo la votazione. Questo cambiamento. No, è solo un refuso. Come Ferrario? Ferrario. Perché emendamento Ferrario? Ferrario? Perché era scritto emendamento Ferrario? Perché è sbagliato. È stato un errore. Un refuso, dai, non so utilizzare. Mettiamo in votazione l'intero. Poi stendete. Perché devi sparare cazzate? Sì, scusate, Rosario. Andiamo in votazione, sono ancora in dai, Sandro, c'è bello. Aiuto, Santo! Santo, aiuto! Verde. Cos'è che hai votato? È quello rosso, schiaccia quello rosso. Quello verde. Vediamo la votazione, presenti 29, favorevoli 22, contrari 0, sono 7, approvato. Numero 3, proposte di riqualificazione delle aree verdi e della viabilità di Vedonvioli, che su questo devo dare il dettaglio, la parola al Presidente della Commissione Ambiente, Andrea Motta. Sì, grazie. Intanto faccio presente che nell'oggetto deve essere stralciato il riferimento alle vie Fontanelle di Tago perché non completamente trattato in commissione e quindi non riportato nell'azione. Le commissioni ambiente e territorio, riunitesi in seduta congiunta il 27 maggio, l'11 giugno e l'8 luglio 2013, hanno discusso la riqualificazione delle aree verdi e della viabilità in due distinte località, via Silvestri Smith e via Don Grioli. In particolare per una di queste a maggioranza si è deciso di formulare le seguenti richieste di riqualificazione. Per l'area di via Silvestri Smith e Publio Testi si chiede di istituire il senso unico di marcia per le vie Silvestri in direzione sud e Smith in direzione ovest, in modo da aumentare l'offerta di posti per la sosta regolamentata mediante la tracciatura delle strisce blu relative all'ambito 43, su ambo i lati delle stesse. In via Silvestri, vista la dimensione della carreggiata, potrebbe anche essere possibile optare per gli stalli a lista di pesce o a pettine, almeno su uno dei due lati, suggerirebbe il lato est. Di predisporre i portali di limitatori di altezza che impediscono l'accesso all'area adibita a parcheggio in via Silvestri per i camper e i veicoli con altezza superiore ai 2 metri di altezza. Di prevedere il rifacimento della recinzione del giardino in modo che possa essere chiuso nelle ore notturne, eventualmente cominciando a realizzare quella sul lato di via Silvestri dove sono più frequenti le incursioni notturne. Per l'area di via Don Grioli, che già prima dei lavori di TM3 e del cantiere ex Wernico era attrezzata con un campetto da calcio con piccole porte, un anello di pattinaggio e un campo da basket a pallavolo, si chiede di riqualificare la striscia a verde prevedendo all'interno un campo da pallavolo e uno spazio attrezzato per adolescenti e ragazzi, per esempio uno skate park. Dal momento che i giochi per bambini sono già presenti presso l'area di fronte relativa alla fermata al cuoricentro della M3 e che si trova sul lato opposto di via Pellegrino Rossi. Un'area piani di adeguate dimensioni verso la via Sardini, uno spazio attrezzato per la sosta mediante panchine opportunamente ombreggiate da alberi, infine di realizzare il marciapiede attualmente assente lungo il ciglio stradale di Don Grioli, lato area verde, salvaguardando la possibilità di regolamentare la sosta in linea mediante tracciatura delle strisce blu senza rimpicciolire eccessivamente la carreggiata, che dovrà rimanere a senso unico garantendo comunque il passaggio di eventuali mezzi di trasporto. Consigliere Giuseppe. Grazie Presidente, io ho un emendamento riguardo all'area di via Don Grioli che avevo chiesto di mettere nella delibera perché è un problema che c'è già oggi, cioè il fatto che le automobili vengono parcheggiate davanti all'ingresso dell'area verde.
Oltre a quello ho altre due proposte che sono, quindi vado a leggere l'emendamento. Si chiede di aggiungere dopo di realizzare il marciapiede i seguenti paragrafi: di mettere in atto soluzioni atte a dissuadere la sosta di automezzi sui vari ingressi dell'area verde, di definire un'area di parcheggio per motoveicoli mediante segnaletica orizzontale, di dotare l'area verde di una rastrelliera per biciclette. Grazie. Io l'ho fatto a sei mesi fa, ho fornito una scuola di lavoro. Consigliere Regalato. Grazie, Presidente. Io avevo un mini emendamento che non so che se si possa inquadrare sotto questa voce, che è sostanzialmente questo, e si riferisce ovviamente all'area tra le vie ciclette e biciclette. Nel secondo paragrafo, al punto 1, io chiederei di eliminare il termine camper, in quanto mi risulta che i camper sono tutti superiori a 2 metri, quindi potremmo considerare questo termine un pleonastico, direbbe il mio amico De Lorenzo. Grazie. Presidente Motta. Sì, personalmente non ritengo ci sia alcun problema ad accettare e condividere quanto proposto dagli emendamenti, solo chiarimento, mi sembra di capire che erano 3 le richieste ma in un unico emendamento, quindi se ne voterà uno per la mia vecchia, che solo per capirci figurerebbe come terzo punto in coda ai 2 esistenti. Va bene. Mettiamo in votazione l'emendamento Agnusdei. Va bene, non ho sentito ma se lo vuole. Perché mi hai spiegato la sedia? Siamo in votazione. 28, favorevoli 28. Contrari 0, se non 0 approvato. Mettiamo in votazione l'emendamento Medolago. Non sentivo. Abbiamo la votazione. Presenti 20, favorevoli 20, contrari 0, astenuti 0, approvato. Siamo quindi in votazione l'intera proposta di linea. Qui la Paola crede che i consiglieri di Milano sono tutti i consiglieri. Chiediamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 24, contrari 0, assenti 0, approvato. Passiamo al punto successivo. Punto 4, mozione congiuntamente l'autorivolto situato in via delle Sarte di Aveccare, richiesta di trasferimento. La parola al firmatario. No, no. Sì, leggera, in piccola sintesi c'è questo, la do per letta, non è giusto per chi ci ascolta anche due cose. Questa mozione nasce da delle richieste, dalle segnalazioni
delle persone che sono nel quartiere e perciò pertanto abbiamo fatto dei sopralluoghi, abbiamo verificato che esiste il problema, chiediamo al consiglio della zona di farsi carico e di presentare la questione agli organi competenti e che venga risolta questo problema, questo grave problema di ordine pubblico e di disturbo al sede pubblico e di grado ambientale. Grazie. Invito la maggioranza a votare questa mozione. Capogruppo la terza. Sì, io semplicemente volevo chiedere al proponente e alla presidente e anche alla proponente della successiva mozione, cioè che bisogno c'è di trattare due mozioni se non si possono accorpare le due e quindi in pratica integrare quella successiva in questa. Per cui io non so, vi invito a trovare un accordo in modo appunto che la seconda mozione possa essere inclusa in questa qui, anche perché vuol dire cambia l'ultima parola nel titolo, uno chiede il trasferimento e l'altro chiede i controlli. Grazie. Vicepresidente Loponso. Grazie Presidente. Devo dire che a questo proposito, su mandato del mio capogruppo Viganò, che non se ne poteva occupare, ho inviato una richiesta al consigliere Pellegrini e alla consigliera Santoglielma perché ci trovassimo questa sera alle 7:30 qui in consiglio proprio per procedere al ritiro contestuale delle due mozioni per la produzione di una mozione unificata. Il consigliere Pellegrini mi ha fatto notare che non avevo coinvolto il suo capogruppo, quindi giustamente è stato coinvolto il suo capogruppo. Dal capogruppo mi è arrivato, mentre dalla consigliera Santoglielma mi è arrivata la disponibilità a procedere al ritiro delle due mozioni e alla unificazione in un'unica mozione, da parte del capogruppo Perego. Da parte del capogruppo Perego mi è arrivato invece il rifiuto a procedere a questa operazione. Di conseguenza io ho comunicato al capogruppo Perego che avrei riferito al mio capogruppo Viganò e poi avremmo deciso di farsi. Quindi attendo ora i loro interventi per sapere cosa fare. Grazie. Capogruppo Perego. Sì, grazie Presidente. Vorrei precisare che noi abbiamo dato la più ampia disponibilità a che venisse integrata la mozione presentata dal consigliere Pellegrini con tutti gli emendamenti migliorativi che era, come ha detto giustamente il capogruppo, la terza, che la consigliera Santoglielma ritenesse necessari per migliorarla. Non vedo nulla di strano, siamo i primi presentatari della mozione, accettiamo più volentieri tutte le integrazioni che la Santoglielma, presentata la successiva della mozione, volesse integrare la nostra mozione, siamo qui disponibili in attesa di tutti i suoi suggerimenti ed emendamenti, nella speranza che riconosca i chioschi dagli autonegozi. Grazie. Assoluto Viganò. Sì, io adesso non voglio entrare nella questione, uno ha detto una cosa e l'altro ne ha detto un'altra, perché credo che comunque lo spirito delle due mozioni nel momento in cui sono state presentate è lo stesso. Chiaramente possono cambiare i termini, le espressioni che sono state usate. Credo che siamo ancora in tempo. Sì, la roba migliore, la roba più intelligente e di buon senso sarebbe fare una mozione unica. Io lo faccio, il mio gruppo lo fa, invito la Lega Nord a fare la stessa cosa, togliamoci il cappello, togliamoci i distintivi che abbiamo, le nostre bandiere, facciamo una cosa unica, perché in fondo le due mozioni dicono la stessa cosa, che far arrivare due mozioni dello stesso tenore con frasi diverse mi dà l'impressione che non sia la cosa migliore. Per cui possiamo farlo adesso, subito o quando ritenendo opportuno. Grazie. Consigliere Bianchi. Io non volevo intervenire, però a parte che tutto questo discorso è surreale, è un discorso che si fa
fuori dall'aula, non dentro, tra l'altro mischiando le carte mentre si parla, perché gli accordi che il mio capogruppo ha proposto, se volete fare degli emendamenti, siamo apertissimi a modificare la mozione che era prima presentata, diventava una mozione singola, unica di tutti e due i gruppi e tutti e due i proponenti, ed è la stessa identica cosa. Ma se poi c'è qualcuno che vuole fare muro contro muro, questo è il risultato. Però, ripeto, questa discussione qua è surreale in aula, non si fa una discussione del genere in aula, scusate. Abbiamo risposto a una richiesta che ha fatto la terza, che non è una richiesta campata per anni, ma lui ha visto che sono uguali, dice perché non dovete fare due. Ce n'è uno integrato la terza, ce n'è uno integrato. Siamo al bar. Siamo al bar. Consigliera Presidente Santoriano. Grazie. Io accordo sul gruppo di toglierci gli istintivi e di presentarla insieme, anche perché questo discorso querile, chi l'ha presentata prima, cioè soltanto perché ha iniziato prima il bottoncino, ma non perché l'ha presentata, è un discorso infantile, non è discutibile. Poi... Allora, prima di dire infantile, svegliati prima. Allora, teniamo cortesemente un tono adeguato alla discussione di un argomento sicuramente importante, ma credo che diciamo, aprire un dibattito così intenso sulla possibilità, necessità, valutazione di spostare o di controllare meglio un autonegozio se necessario. Allora, mi sembra di capire dalle parole delle persone che sono intervenute che c'è questa ipotesi di valutazione di unificare le due delibere, le due scusate, mozioni. È chiaro che non è che abbiamo un dibattito se uno vuole piuttosto che non vuole. Se ritenete opportuno, cioè se i due presentatari, quindi il consigliere Pellegrini e il, la presidente Santoriema ritengono utile piuttosto che necessario confrontarsi in 5 minuti per valutare di unificarli, sospendiamo per 5 minuti, altrimenti si mette in votazione prima una e poi l'altra. Eventualmente si presentano gli emendamenti, se uno dovesse ritenere di presentare gli emendamenti, chiaramente. Grazie Presidente, la discussione effettivamente è surreale perché la disponibilità del mio collega per accettare gli emendamenti è stata data senza nessun limite di emendamento, nel senso che bastava presentarlo quando è stato fatto. Il fatto di ritirarla e di sentirsi dire non dobbiamo, non bisogna mettere i propri simboli, perché poi alla fine della fiera questo è un discorso solamente di simbolo che è riportato sulla mozione, mi sembra assurdo, perché poi la delibera quando esce è una delibera del Consiglio di zona, per cui non c'entra assolutamente nulla. A me sembra che il gruppo SEL stia facendo della ostruzione ideologica solamente per etichettare una mozione. Qua stiamo facendo il bene dei cittadini. Se l'autonegozio dà fastidio ai cittadini e due consiglieri hanno portato la stessa mozione, purtroppo una l'ha presentata prima, sta nei regolamenti che viene discussa quella presentata prima. E poi, cioè, è un discorso totalmente assurdo, per cui se volete emendarla, emendatela. Io chiedo al consigliere Pellegrini di tenerla in votazione, andava a ritirare tutte e due assieme, forse con un accordo preliminare fatto prima. Ma non, è, non esiste che in aula si discute di questo. Grazie. Consigliere Capogruppo Pellegrini? Allora, io devo dire che Belli ha centrato, il consigliere Belli ha centrato. Noi, ripeto, siamo aperti a qualsiasi tipo di emendamenti, chiaramente che siano in merito alla mozione. Purtroppo meglio per il nostro gruppo, l'abbiamo presentata prima, ma il problema è un altro, il problema è portare in delibera, votare insieme questo, questo documento che, come dice, ha detto il consigliere Belli, in delibera poi viene deliberato dal consiglio tutto, quindi non c'è Lega, Stelle, PD e no. Quindi noi siamo pronti ad accettare
gli emendamenti o integrarla con dei punti salienti e quindi importanti della mozione della collega Santoiesma e portarla in votazione. Quindi noi lo manteniamo così com'è, appunto dando la possibilità alla consigliera di integrare la parte migliore, la parte forse più a lei più idonea nel nostro documento. Grazie. Adesso togli i punti, li inserisci, ci vuol tanto. Consigliere Luzzi. Grazie Presidente. Semplicemente fare un'osservazione alla mozione che condivido. Mi è capitato, visto che sono lì da zona e non vuole tempo che torno tardi a casa, di passare lì e fotografare la zona. L'altro ieri, per esempio, ho visto che questa struttura non c'era, così come è successo anche il giorno fa, cioè non è più presente tutti i giorni, ma è presente giorni a terra. Volevo vedere se anche voi risulta questo fatto o meno, nel senso che per quanto sia così, io personalmente, sarà perché si vado qualche volta per me, non ho visto questo legale, tutto questa, comunque vabbè, su questo non discuto, ci sono segnalazioni ai cittadini per cui sicuramente il problema c'è. Però ripeto, la situazione di gravità così paventata in realtà mi sembra che sia un po' affievolita nell'ultimo tempo dovuta all'alternanza della presenza della domenica. Ecco, volevo vedere se anche voi risulta questo fatto. No, non volevo fare emendamenti, semplicemente volevo fare un'osservazione. Allora, intervengo io, Presidente Santoiesma. Grazie, intervengo perché mi piace anche in quella zona, io proprio dalla parte dove si ferma. È un lavoro in giorni alterni perché ci sono così tante segnalazioni da parte dei inquilini nel palazzo notte che ora non è più stabile tutte le sere, viene ogni tanto il problema sia tutto il degrado che lascia quella mattina, ma il problema è anche la musica, perché di notte poi la musica no, viene proprio da loro, hanno la musica molto alta fino a notte inoltrata, c'è sottamazzi, gente che canta, balla. Cioè, la piatta peggiore la porta mia. Quindi non ci sono emendamenti, da quanto ho inteso si procede, mettiamo in votazione il punto 4. Il punto 4 che chiede il trasferimento. Andiamo alla votazione. Presenti 27, favorevoli 26, contrari 0, astenuti 1. Approvato. Passiamo al punto numero 5. Ma tutta sta fatica per venire fino a più a parlare con me, che onore. Mozione concernente la tua negozio posizionata in versante del chiaro e chiesti i controlli. Che onore! Siamo i nemici della di sé. La Lega è nemica di sé. La Lega è nemica di sé. No, io conosco in votazione. Io non voto. E dice la stessa cosa, che doveva votare. Cosa succede? Non fare conto. Andiamo alla votazione. Presenti 25, favorevoli 25, contrari 0, di 0, approvata. Era l'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno, la seduta è chiusa. Avete visto ragazzi, due delle due.